Nel secondo giorno della nostra novena del Natale, ieri abbiamo meditato che è una grazia nuova che ci rende capaci di accogliere una nuova presenza del Figlio di Dio nella nostra vita, di Gesù, Figlio di Dio nella nostra vita, che questa accoglienza, questa esperienza rinnovata, nuova di Gesù nella nostra vita è la sostanza del Natale. E se ci aiutano indirettamente a concentrarci su questo significato profondo, ben vengano anche le restrizioni di questo periodo che potrebbero a volte queste cose, diciamo, sociali, affettive, quasi ci possono distrarre dalla sostanza profonda del Natale. Per fare il Natale non c'è bisogno di essere in tanti, non c'è bisogno di tanti regali, non c'è bisogno di tanto via vai, c'è bisogno di un momento di fede profonda, sapere cosa è avvenuto nel primo Natale di Gesù e sapere cosa avviene mediante la celebrazione annuale del Natale, soprattutto per i credenti. Ecco, in questo cammino oggi meditiamo una parola bellissima, una delle più belle della Bibbia, che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. C'è questa grande rivelazione. Gesù dice a Nicodemo, in un colloquio notturno di notte, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, non si perda, ma abbia la vita eterna. Ecco, in questa parola noi possiamo capire il senso del Natale, l'importanza di vivere spiritualmente bene il Natale. Intanto si vede, forse per la prima volta nella tua vita, questo amore del Padre, Dio nostro Padre, che ci ama di un amore che non potremmo mai capire quanto è grande, quanto è bello, quanto è rispettoso, quanto è puro, quanto è potente. Però la cosa che ci interessa non è tanto l'amore di Dio Padre in sé, ma come si manifesta a noi questo amore. Perché noi, per il dramma, noi diciamo nel catechismo del peccato originale, cioè del distacco da Dio dei nostri progenitori, siamo molto lontani dalla conoscenza intima di Dio. Addirittura abbiamo una falsa immagine di Lui, pensiamo che sia un giudice che ci condanna, pronto a condannarci, abbiamo quasi paura di Lui. Ecco, invece Gesù ci rivela che lui ci ama immensamente, ma la cosa importante, come accennavo, non è tanto questo amore immenso per noi quasi incomprensibile, stavo dicendo quasi assurdo, incredibile, ma il punto importante è come si manifesta a noi questo amore, come noi in questa condizione quasi di estraneità, di lontananza da Dio, possiamo invece capire che Lui ci ama e fare questo cambiamento così profondo che ci fa passare da una specie di orfanezza del cuore, un'orfanezza spirituale, a una esperienza intima che Dio veramente ci vuole bene, che è un padre dolcissimo, immensamente amante e fedele, e che ci aspetta in una vita piena. Come dobbiamo fare noi, così rimbambiti come siamo spiritualmente, ad aprire il cuore a questa novità, a capire che Dio ci ama? Ecco, la strada è Gesù. Accogliere Gesù. Perché Gesù è il più grande dono di Dio Padre per noi. Dio Padre ci ama e manifesta il suo amore, per esempio, nella creazione del mondo,
e le meraviglie del creato e nella nostra stessa vita, in tanti eventi della nostra vita, ma noi questi segni quasi non li vediamo finché lo Spirito di Gesù non è in noi. Gesù è il concentrato ed è il vertice massimo della rivelazione dell'amore di Dio per noi. Quindi noi perché dobbiamo fare Natale? Non per una coreografia e manco per un pochino di consolazione, così, tanto meno per un semplice obbligo religioso, un precetto. Noi dobbiamo cercare di vivere il Natale per entrare in una esperienza autentica dell'amore di Dio per noi. Noi, accogliendo Gesù nella nostra vita, siamo nel punto focale più profondo, più adatto per capire che Dio è nostro Padre. E quando noi invece stiamo lontani da Gesù, e Dio non voglia, lo dico per alcuni, non penso per te sicuramente,